2014 del ciclismo italiano porterà con sé la novità delle formazioni Continental con licenza italiana. Tra queste figura senza dubbio l'Area Zero Pro Team, la formazione marchigiana disegnata e creata da un'idea di Ivan De Paulis e Andrea Tonti. Una squadra che va ben al di là di una semplice formazione ciclistica, ma una squadra che vuole diventare una vera e propria scuola di ciclismo che sappia trasmettere ai propri atleti gli insegnamenti necessari per eccellere anche nel mondo del professionismo. L'Area Zero Pro Team si è radunata in questi giorni a Massa Marittima per preparare il debutto stagionale che avverrà tra poche ore sulla linea di partenza del GP Costa degli Etruschi di Donoratico. Nero e fucsia i colori prescelti dai dirigenti marchigiani e tantissime idee da mettere in pratica, ma sentiamole direttamente dalla voce e dalle parole di Andrea Tonti. Siamo quasi sulla linea di partenza, è rimasto veramente poco per l'inizio di stagione 2014, tutti i preparativi sono stati già pianificati, ci è rimasto solamente lo start e poi si parte. Un progetto giovane e ambizioso. Sì, è stata costruita appositamente per dare un'innovazione a quello che è una parte ciclistica basata sui giovani, dandogli una formazione a 360 gradi, quindi non solo una parte sportiva, ma abbiamo dato molto interesse, molto tempo da dedicare a tutto quello che è formazione, quindi parliamo di una mental trainer interna al team, parliamo di esperti di comunicazione, docenti universitari, parliamo di docenti marketing universitari che vanno poi a seguire dei corsi di formazione sui ragazzi per cercare di dargli a loro più input possibile anche al di fuori del mondo sportivo. Il chilometro zero è tracciato, sarà quello di Donoratico. Il traguardo quale sarà invece? È un traguardo che spostiamo di giorno in giorno, perché comunque sia non guardiamo al domani, sono per questo tutti ragazzi molto giovani, con ragazzi che hanno appena 18 anni, quindi per loro prevediamo e gli auguriamo comunque una carriera che continui più lungo possibile, e vorremmo accompagnarli in questo loro percorso facendoli crescere in maniera migliore, quindi è un punto zero, un chilometro zero che prevederà un arrivo a lunga distanza.